Veniamo alla situazione qui di Cento. Qui di Cento è, ci sono tanti racconti da fare, mi sono guardato le carte. Per cui bene farai a non fare nessun ingiusto, anche perché io ho sempre grande fiducia nella gente. I voti, vedete, mi rivolgo a te, dico, i voti non sono tuoi, non sono nostri, non sono del partito. I voti sono della gente. E la gente è libera. E non c'è maggior forza del convincimento della gente. Per cui vai a testa alta, vai col centrodestra unito, di la verità, non fare accordi con nessuno, vai con le liste civiche che ti hanno appoggiato, non fare accordi con nessuno e rivolgiti direttamente ai cittadini di Cento. È l'unica maniera, è spiegare che i cittadini di Cento che hanno votato in parte, in gran parte, per l'altra lista che è capitanata da un esponente già del centrodestra, già del Forza Italia, non possono che confluire su di te. Per coerenza e così via. Chi vuol fare accordi sotto banco, in giudice, cioè, si accomodi pure. Dai questo grande segnale di trasparenza, di libertà, di onore e i cittadini capiranno. Perché vedi, vincere qui, vincere a Bologna, è un sogno. Significa avviare la liberazione dell'Italia. Ultimo concetto che dico ai signori giornalisti, poi sono pronto alle loro domande. Io ho 66 anni, un po' di storia l'ho vissuta in questo paese. Per la prima volta, con Renzi, ho paura per la democrazia nel nostro paese. È vero. Per la prima volta. Non avevo paura con Togliatti, non avevo paura con Berlinguer, dell'altra qualità, non avevo paura col vecchio PC, PDS, DS, PD, ho paura per la democrazia, non per me, ho paura per la democrazia nel nostro paese da questo PD di Renzi, che non è neanche più il PD, che è un animale che non si sa cosa sia, che mette insieme i peggiori vizi dell'Italia, i peggiori vizi dell'Italia, il trasformismo, l'opportunismo, le vecchie consorterie, i giornaloni, la finanza, le banche. Come accento quasi. Quasi come accento. E dirlo a tutti i cittadini di Cento, come lo diremo poi ai cittadini di Bologna, tutti uniti per liberare l'Italia da questo pericolo, perché è in pericolo la nostra democrazia. Quindi adesso tocca a te, Diego, tocca ai cittadini e ai centesi, cittadini di Cento, tocca ai cittadini di Bologna fare questa scelta, al di là dei leader che in questo momento sei tu, o dei leader del centrodestra a Bologna, di Parisi a Milano, di Lettieri, del nostro Lettieri a Napoli, Piazza Trieste, questi sono i nostri esponenti rappresentanti che si sono assunti questo compito, però l'insieme di tutto questo è la liberazione da Renzi, perché vedete, se questo andrà, a mio modo di vedere, poi questa è la penultima cosa che dico, la premessa per vincere il referendum di ottobre. Anzi, farò una previsione, che se ci sarà Filotto o un quasi Filotto, Renzi a ottobre non ci arriva. Casca prima. Da adesso, sono maggioranza, 52 a 48, 52 rotti a 47 rotti, sono già maggioranza, nonostante Renzi abbia invaso tutte le televisioni, tutti i giornaloni, tutti i centri di potere, i confindustriali, le burocrazie dei centri di potere, ma non degli imprenditori veri, non gli artigiani veri, non i coltivatori veri, eccetera, eccetera, già adesso
il no in battesimo. Pensate cosa vorrà dire, e lo dico ai signori giornalisti, se domenica sera ci sarà la morte. Vuol dire che dal giorno dopo i sondaggi sul referendum schizzano al 60% per no. E il lavoretto sporco di mandare a casa Renzi sarà nelle mani del suo caro Partito Democratico. Per questa ragione parla alla gente, parla ai cittadini e spiega ai cittadini questo obiettivo, oltre all'obiettivo importante ovviamente che tu fai sindaco di questa bellissima città, ma di liberare l'Italia. Tutto qua. Auguri.